Emma Polese ha preparato degli spaghetti alle vongole particolarmente buoni. C'è anche un ingrediente segreto che piace tanto al marito Matteo. Ecco la preparazione e come renderli ancora più buoni. Donna Emma Polese non è solo la regina del Castello delle Cerimonie, celebre luogo sito a Sant'Antonio Abate in provincia di Napoli, ma anche una cuoca provetta. Spesso si diletta a preparare ricette e a cucinare piatti tipici del napoletano e non solo. Certamente bisogna riconoscere che la cucina partenopea è il suo forte, ma è capitato che si è cimentata anche in qualcosa di diverso e di totalmente lontano dalle sue abitudini. Ora, gli spaghetti con le vongole che ha preparato per il marito Matteo sono una vera e propria goduria. C'è anche un ingrediente segreto che li rende ancora più buoni, e soprattutto che piace tanto al marito. Si tratta di un primo piatto particolarmente gustoso, da mangiare sempre, sia a pranzo che a cena. Saporito, ma al tempo stesso non molto pesante da digerire. Gli spaghetti alle vongole di Emma Polese. Ecco qual è l'ingrediente segreto. La preparazione degli spaghetti alle vongole è molto semplice e bastano pochi ingredienti. Innanzitutto serve della pasta, poi vongole, mezzo bicchiere di vino bianco, olio di oliva, aglio e se è di vostro gradimento anche del peperoncino. Prima di tutto si devono cuocere le vongole in padella facendo scaldare l'olio con uno spicchio d'aglio, a metà o anche intero. In questo modo il soffritto prenderà decisamente più sapore. Dopo aver pulito le vongole, stando attenti a non lasciare sabbia, si possono calare nella padella. Aspettare un paio di minuti e aggiungere del vino da sfumare. Continuare a far cuocere il tutto mettendo un coperchio sulla padella. In questo modo si darà modo alle vongole di aprirsi bene tutte. Intanto, bisogna cuocere gli spaghetti in acqua bollente, portata precedentemente a ebollizione e per il tempo necessario segnato magari sul pacco all'esterno. Una volta cotti, bisogna aggiungerli alla padella e cuocerli insieme alle vongole. Dare una bella mescolata e poi aggiungere l'ingrediente segreto tanto amato da Matteo. Stiamo parlando del prezzemolo. Già di norma si usa quando si prepara la pasta con le vongole, ma in questo caso Matteo preferisce che ce ne sia un po' di più. In questo modo l'intero piatto di pasta ha tutto un altro sapore. Alla fine, Emma Polese dice: "Ecco qua, gli spaghetti come piacciono a te", mentre lui nella storia caricata su Instagram dalla moglie, sorride soddisfatto.